Sono particolarmente orgoglioso innanzitutto di poter aprire questa giornata dell'Expo in un anno molto importante per la Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Cantone Ticino. 100 anni di attività che cercheremo di festeggiare in varie occasioni e in molti modi. Possiamo dire che il settore dell'export in Svizzera, ma anche in Ticino, in questo periodo è diciamo, all'insegna della stabilità. Evidentemente il mercato comunitario continua a essere il principale, potremmo dire banalmente che circa il 60% dei nostri prodotti vanno verso l'Unione Europea, però mi piace sempre dire che si esporta sempre un po' di meno verso l'Unione Europea e sempre un po' di più verso nuovi paesi. L'evento di oggi è finalizzato proprio a capire da una parte lo stato di salute dell'Unione Europea e dall'altra parte come l'Unione Europea viene vista da partner commerciali come la Russia, come la Turchia, come gli Stati Uniti, ma anche come l'Inghilterra, paesi appunto che hanno una relazione un po' traballante, un po' particolare in questo periodo con l'Unione Europea. With the title EU-Swiss Relations, Challenges and Opportunities, it's my honor to introduce to all of you His Excellency, Ambassador of the European Union, Michael Mathiesen, and at the same time, please, Michele Rossi, if you could come at this. Thank you. Sono qui oggi per conoscere il Ticino e sua realtà economica e sociale e capire come vedete voi le relazioni UE-Svizzera. Per me quello che è importante è che la Svizzera e quindi anche il Ticino abbia accesso al mercato interno, ma questo aspetto è legato all'accordo sulla libera circolazione delle persone e di conseguenza non possiamo accettare una discriminazione nei confronti dei cittadini UE. Penso che la legge approvata dal Parlamento svizzero lo scorso 16 dicembre su come concretizzare il risultato dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa sia un buon risultato. Adesso dobbiamo assicurarci che le trattative fra la Svizzera e l'Unione Europea vadano avanti. L'Unione Europea si trova davanti a molte sfide, c'è il Brexit, ce ne rammarichiamo, ma troveremo delle soluzioni e l'Europa continuerà ad esistere e ad andare avanti. Brexit's too important to be left to the politicians. The economy in Britain and the UK is extremely strong at the moment. The growth forecasts are being revised upwards rather than downwards, and there's more people in employment than ever. L'economia britannica sta attraversando un momento difficile. Ci sono molte più persone disoccupate. La maggior parte delle aziende aveva votato per rimanere nell'Unione Europea e adesso nessuno sa cosa succederà. Ma siamo determinati. Vogliamo che la nostra economia fiorisca. Sarà una strada lunga, ma ho fiducia. D'altra parte, ci sono molti paesi che, pur non essendo nell'Unione Europea, vantano un'economia di successo. Alors, les entreprises turques se portent, je dirais, relativement bien si on compare. Le imprese turche stanno reagendo relativamente bene se pensiamo al difficile contesto geopolitico. È vero che l'economia turca ha subito un freno, ma questo rallentamento non viene percepito come rischioso perché abbiamo un sistema bancario solido. Dobbiamo riuscire a superare rapidamente le tensioni politiche interne affinché l'economia possa ripartire alla grande, riprendendo il corso degli scorsi anni.
évidemment accueillis de manière très positive. Donc il n'y a absolument aucune raison que cela change à court ou moyen terme. Abbiamo visto paesi molto differenti fra loro, ma la preoccupazione comune è proprio di esprimere la voce dell'economia, la voice of business, in un contesto sempre più protezionistico che va un po' oltre quella che è la legittima difesa degli interessi nazionali. Ci sono problematiche molto simili e forse questo è anche un vantaggio perché ci permette di affrontarle coordinati con altri paesi e quindi in maniera magari più strutturata, proprio per evitare le chiusure che non servono a nessuno. Lei che cosa si porta a casa questa sera? Io mi porto a casa sicuramente un evento pragmatico, un evento dove si parla di azienda, si parla di economia, non si parla di discorsi un po' campati in aria e poco vicini alle aziende. Spesso la stampa mainstream, diciamo, crea un po' dei cliché, ad esempio che Brexit senz'altro danneggia l'economia, danneggia l'occupazione. Invece vediamo, come giustamente ha detto il rappresentante della Camera di Commercio di Londra, dei numeri positivi in termini di PIL, in termini di occupazione. L'aspetto più importante è quello che la Camera di Commercio funziona bene, è in grado di organizzare eventi di questo tipo, rende veramente più semplice la vita di noi imprenditori, trader, che vogliamo comunque avere un outlook sul mondo, e quindi un grazie alla Camera di Commercio soprattutto.